anni eravamo in piena guerra. Cioè, voglio dire, andare ad aumentare, a fare degli aumenti a carico delle famiglie, certo, cioè famiglie che comunque erano in difficoltà perché le aziende stavano chiudendo, guardate lì dove dico che è stato, cioè, ma guardate, allora su questa cosa qua voi avete fatto il vostro dicendo questa cosa, ma noi al di là, giustamente, se volete il merito, no, ma nel senso che l'avete detto, siete arrivati prima, ma non è che noi a questa cosa poi non ci avevamo pensato, Sono arrivati prima sul giornale, diciamo, però non c'è e mi spiace tanto, sai perché mi spiace? Perché la mia collega Giovanna aveva già preparato il post da mettere su. Siamo pronti, non è andato su, ci sono stati dei ritardi, altrimenti, cioè, è ovvio che l'avete detto voi, per carità nessuno dice questa cosa, ma anche noi avevamo già pensato, tanto è vero che avevamo trovato Alessandro e insieme abbiamo detto, oh ragazzi, non è che possiamo far finta di niente e dire vabbè, tanto l'aumento è l'anno prossimo, dobbiamo fare qualcosa, ma al di là di tutto, cioè a me poi non piace tanto siamo stati noi, siamo stati voi, perché qua si sta parlando del bene dei cittadini di Montogine, per cui, no, io non ho niente, va benissimo, l'avete detto bene, cioè, alzo le mani, non è che dico no, 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 è proprio per questo, però è la sensibilità, sì. Sensibilità nei confronti della legge, certo, sì, però ecco, non è che eravamo così, cioè magari anche noi ci stavamo, e ripeto, mi spiace e ho anche cazziato qualcuno perché Giovanna aveva già preparato queste armette, e invece poi non so cosa è successo, c'è stato il ritardo. No, e intanto c'è stato uno sbaglio. Però vabbè, per adesso non siamo qua a litigare su queste cose. Però voglio dire, è vero che c'era la pandemia, è vero che c'era, ma è vero che anche noi ci dovremmo scontrare ancora con un grande problema che voi sapete qual è. E di questo tempo apro una parentesi, ma la commissione assistenza esiste o no? No, no, io la commissione assistenza non l'ho ancora fatta. Infatti. Anche perché, tanto che siamo sull'argomento, ne parlavo con te. Farei una commissione assistenza io e te e basta. Ti spiego il perché. Perché io nella commissione assistenza non posso portare niente per una questione di privacy. Per cui mi sono trovata l'anno scorso a dover gestire una commissione dove non potevo dire niente, perché i casi mica li posso portare, al di là dei casi che con l'assistente sociale io poi vado a elencare, a parlare le soluzioni, nella commissione assistenza io non posso dire niente di queste cose per la privacy. Cosa racconto io alla mia commissione? Devo sempre, sì, va bene, sì, ci sono tot casi, sì, però non posso ovviamente, ma proprio per effetto. Per cui veramente io volevo chiamarti e dirti, Claudia, la commissione, se la facciamo io e te, perché io con te posso parlare, posso dirti che un consigliere comunale ha il diritto di sapere tutto quello che succede, per cui possiamo avere un confronto, un dibattito, delle opinioni che possiamo cambiare. Con gli altri devo sempre, cioè abbiamo trovato la gente, è vero, si stancava e dire vabbè cosa facciamo, poi non è che come commissione poi tanto, sì? Anche consigliere non devo sapere necessariamente il nome. No, no, il nome no, però con un consigliere posso parlare del caso, ovviamente, magari non dentro. Però quando la commissione invece è larga non posso neanche, anche perché a Montogine sai benissimo che il caso è diventa, ecco, volevo proprio chiederti questo. Claudia, volevo chiederti questo, se invece ne parliamo. Ecco, ne parliamo, se invece. No, scusa, l'ho chiesto perché ho detto. Certo. Sì, perché poi ero un po' così, tentennando, anche perché ho visto che l'anno scorso è stato una faticaccia perché non sapevo mai come. Va bene. Devi intervenire, Marco. Vai, vai. No, volevo rivolgermi al consigliere all'occhio.
Marco, ti sento, quanto bravo, eh? Certo, figlia, vedi che sono stato a casa, che sono l'ultimo assueto. Ascoltami, no, io sono testardo e visto che il sindaco non mi dà soddisfazione, io volevo chiedere a te per quale motivo, ripeto, siamo stati accusati di sparsi le false notizie o propaganda fuorvianti su quell'argomento lì da dietro al comunale. Io non ho ancora capito, lì ci sei dentro anche tu perché fai parte del gruppo di maggioranza allargato, quindi non ho mica capito dove sta. Alessandro non mi dà risposta, continua a fuorviare. Cortesemente, possiamo sapere il perché siamo stati accusati pubblicamente via social di una roba del genere? Ma siete stati accusati perché? Oh Marco, ripeto, che adesso il bilancio su queste cose qua valgono vero. No, allora. Perché avete dato dei numeri? Avete dato dei numeri che non erano reali. Ma Gallinari può intervenire, io non faccio parte della giunta. Avete dato voi dei dati reali su questa cosa qua? Se vuoi facciamo il calcolo in diretta. Guarda, vi dico, vi do, visto che io sono abbastanza a pezzo su quei calcoli, neanche a dirlo, perché sennò non mi metterei neanche a parlarne, perché come uno che vuole parlare di calcio, non ha mai visto una partita, non ha mai giocato a calcio, è meglio che si astenga, quel più 34%, ok, era impostato proprio a scanso di equivoci sul mio evento complessivo, ok? Quindi ho fatto un calcolino rapido, ho comunicato il dato e è stato fatto questo posto. Io ho fatto un calcolo rapido, ho preso il mio evento complessivo, ho preso le aliquote, chiamiamole vecchie, ho preso le aliquote della nuova proposta e l'aumento tra le vecchie e le nuove era più 34%. E poi dovrei farvi ragionare, anche il segretario comunale, che voglio dire, le tabelline le conosce, le firma, vede le delibere. Allora, se si passa, e il mio caso era quindi un reddito medio, più 34%. Ma molto semplicemente, se voi aumentate da 0,2 a 0,3. Ma ti ho perso. C'è più. E ora Marco. Io vorrei veramente capire, cioè il dramma è che voi avete voluto smentire qualcosa che noi abbiamo scritto e avete messo voi una tabella degli aumenti che avete fatto fare a una signora, ma disgraziatamente ne ha incorcata una su 5 di aumenti, perché gli altri erano completamente sbagliati. Abbiamo pubblicato anche un post su Facebook, appunto, con tutti gli errori che c'erano in quel vostro scritto, cioè adesso va bene tutto, però ragazzi, muoviamoci almeno con delle certezze, perché ci accusate e poi andate in giro voi a buttare roba che vi siete fatti fare e purtroppo va bene, vi è andata male anche lì, ecco. No, vabbè, cioè voglio dire, siccome questa cosa deve essere una figura, siccome la matematica non è un'opinione, ma la matematica non è un'opinione. La prima fascia e la seconda fascia, ma l'aumento non è del 34%, Marco. Ma scusami, stiamo parlando di un euro al mese, Marco. Ma questo cosa c'entra? Ma voi avete detto che noi avevamo scritto falsità per gli aumenti, perché più 34% per voi era falso. Capito che se sarà un euro, sarà 10, sarà 100, sarà 1000. Ma non è più 34. Marco, ma non è 34. È più 34. Se tu passi dallo 0,3 allo 0,4, adesso non fatemi fare la lezione di matematica che è veramente...
non si può sentire, però se passi dallo 0,3 allo 0,4 fai un cambio del 30%, perché se hai 3 quindi ne aggiungi 1, quell'uno lì è più 33%. Oh ragazzi, se vai dallo 0,2 allo 0,3, segretario lo si aiuti, dallo 0,2 allo 0,3 più 50%, che poi possa voler dire 50%, dallo 0,1 allo 0,2 e noi siamo tanti già non è che io faccio notizie, ma forse c'è qualcuno che non sa fare le percentuali. E a me, ripeto, fa fastidio, perché io ho la dignità di essere accalunniato via social senza motivo.